ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, bentornati ancora una volta sul mio canale. Oggi vi presento un qualcosa che prima o poi nella vita di tutti i ciclisti diventa di fondamentale importanza. Sto parlando infatti di un dispositivo transponder che può essere usato o per geolocalizzare la nostra posizione, magari far sapere a parenti e amici dove siamo in un determinato momento, mettendo loro il cuore in pace, oppure questo transponder può essere utilizzato per impedire, tra virgolette, che la nostra bicicletta venga rubata. Quante volte infatti si va a letto col pensiero di avere la nostra specialissima da qualche migliaio di euro in garage o nella nostra autorimessa, e quante volte si ha il pensiero che questa bicicletta possa venire rubata, o magari, come è successo anche a qualche mio amico, si va alle gare, finita la gara si posiziona la bicicletta sul nostro portabicicletta della macchina, quando si arriva a montare in macchina scopriamo che la nostra bicicletta purtroppo è stata rubata. Bene, con questo transponder possiamo capire in qualsiasi momento dove si trova la nostra bicicletta. Tra l'altro è un prodotto che viene mascherato all'interno del portaborraccia, quindi il malintenzionato non riuscirà mai a trovarlo, ma noi però, sapendo che la nostra bicicletta è dotata appunto di transponder, attraverso l'apposita applicazione sul nostro smartphone saremo sempre in grado di sapere dov'è la nostra bicicletta e nel caso andarla magari a riprendere oppure fare una bella denuncia ai carabinieri. Sto parlando di questo GPS Bottle Cage offerto da Cyclus. Lo trovate in offerta questo mese su banggood.com al prezzo di 30 euro, è scontato del 15%. Adesso però andiamo a vedere che cosa c'è nella confezione e soprattutto come si utilizza. Andiamo! Ok, andiamo subito a vedere cosa si cela dentro la confezione del GPS Bottle Cage. Eccolo qua, per prima cosa troveremo il nostro portaborraccia con all'interno il dispositivo elettronico che funge da transponder e che poi si collegherà all'applicazione e di conseguenza ci darà la posizione della nostra bicicletta. Come abbiamo visto, questo dispositivo, che pesa solo 69,5 grammi, è ricaricabile attraverso una porta micro USB e sul retro del portaborraccia abbiamo questo pratico sportellino che una volta rimosso ci consentirà di inserire o di rimuovere la nostra micro SIM, con la quale appunto si effettuerà la spedizione della nostra posizione tramite l'apposita applicazione che avremo precedentemente scaricato sul nostro smartphone. La ricarica e la connessione a un terminale PC la si può fare semplicemente con questo cavo che troveremo già incluso nella nostra confezione, dotato di una porta USB e di una porta micro USB. È molto comodo, anche se per la ricarica il consiglio che vi do è quello di smontare il portaborraccia dal tubo obliquo della vostra bicicletta e avvicinarlo ovviamente a un computer. Troviamo anche all'interno della confezione due pratici utensili, questo cacciavite e questa chiavina a brucola, che serviranno rispettivamente per avvitare o svitare il coperchio del nostro portaborraccia o per avvitare il portaborraccia direttamente sul tubo obliquo. Abbiamo poi eccola qua, la chiavetta, che servirà per attivare o disattivare il nostro antifurto satellitare passandola semplicemente sopra il portaborraccia. Eccola qua, questa ve la potete addirittura collegare al vostro portachiavi tramite un banalissimo moschettone. E poi abbiamo un kit di viti che servono ovviamente per fissare il coperchio della confezione al retro del portaborraccia. Prima di installare il GPS Bottle Cage sulla bicicletta è opportuno scaricare la sua applicazione dedicata, disponibile su Apple Store o Play Store. La si installa sul telefonino e andremo poi ad aprirla prendendo in mano la chiave e ovviamente il dispositivo GPS. Scuotiamo in questo modo, attiviamo la connessione Bluetooth sul nostro telefonino e aspettiamo che il telefonino le riconosca. In questo modo le accoppiamo la chiave al porta borraccia, li selezioniamo, diamo ok, eccolo qua. Ovviamente a questo punto ci chiederà alcuni dati, come ad esempio il paese, il contratto del nostro contatto di telefonia della scheda che abbiamo inserito all'interno del dispositivo. Riempiamo questi campi e andiamo avanti. In questo modo sarà configurato
il dispositivo con la nostra applicazione SRA, cioè sincronizzato. A questo punto, una volta fatto questo, diamo ancora OK e dovremmo vedere sul display la nostra geolocalizzazione. Bene ragazzi, se anche voi cercate un antifurto satellitare che sia in grado di funzionare anche come transponder per la vostra bicicletta, in modo che parenti e amici sappiano sempre dove siete mentre vi state allenando, questo piccolo oggetto fa sicuramente al caso vostro. Costa poco, 30 euro su banggood.com, si camuffa perfettamente all'interno del vostro portaborraccia, ma soprattutto è gestibile attraverso la fantastica applicazione che la potrete trovare su qualsiasi Play Store o Apple Store. Quindi ragazzi, è molto semplice, l'unico inconveniente che ho trovato è quella che richiede una SIM card da inserire all'interno del transponder, col quale appunto si interconnette alla vostra rete dati e vi invia costantemente posizione e avvisi o allarmi. Quindi ragazzi, se pensate che questo piccolo oggetto possa fare al caso vostro, qua sotto vi lascio il link in descrizione. Noi ci vediamo al prossimo video, buon allenamento e alla prossima, ciao!